Si è svolta al crossdromo Santa Rita di Cinigiano, in provincia di Grosseto, la tappa finale del Warn Trophy Italia 2011, campionato di fuoristrada estremo organizzato da Dead Dogs di Riccardo Pisani in collaborazione con l'ente nazionale Fiamma Fuoristrada. Una 2 giorni, quella del 26 e 27 novembre, che ha assegnato il titolo ridato 2011 della categoria Extreme a Stefano Re e Maurice Pulga, team Overjoy, confermando la vittoria assoluta del team Chani Renegade Rosso fra gli Offroad e di Chani Renegade Bianco fra gli Swamper. La tappa di Grosseto ha visto la vittoria di Chani Verde, seguito dal team Savona Fuoristrada e da Chani Rosso per gli Offroad, mentre ad aggiudicarsi il podio degli Extreme sono stati Sant'Agata per il team Tecnoauto 4x4, Overjoy e Pedrilli. Ecco cosa ci hanno raccontato i vincitori 2011 del Warn Trophy Italia. Siamo con Stefano e Morris, i nuovi vincitori della categoria Extreme del WT 2011. Ciao ragazzi. Ciao. Com'è andata questa stagione? È andata bene, abbiamo vinto, ce l'abbiamo fatta, ci siamo fatti un bel mazzo, è stata dura, però insomma ce l'abbiamo fatta, via. Una bella stagione, Morris? Le prove sempre più difficili, ma siamo riusciti a batterle tutte in ogni caso. Ricky diventa sempre più bravo a tracciare, i team sempre più forti, e va bene così. Per la prossima stagione del WT? Vedremo la prossima stagione, perché abbiamo un po' di problemi, famiglia, lavoro, cercheremo di conciliare tutto, ma sarà difficile seguire tutte le gare. Ci proveremo. Complimenti ancora. Grazie. Siamo in compagnia del team Chani, vincitori sia nella categoria off-road che nella categoria swamper per il campionato 2011 del WT. Ciao ragazzi. Com'è andata questa stagione del WT? Siamo contenti del risultato ottenuto, la macchina è abbastanza affidabile, e le prove sono state veramente quelle che piacciono veramente a noi, il modo come sono state organizzate e il modo anche per il modo della guida e tutto insieme, anche di tutti questi ragazzi che ci danno. Tipo, oggi abbiamo visto bene i pezzorni e tutti questi qui ci tengono allegria, ecco. Questo che è bello. Quindi un bell'ambiente. Un bel ambiente. Andrea, tua stagione 2011? Ma una stagione stupenda, bellissime prove, è il livello giusto in cui non è stato necessario sempre l'uso del berricello, molto equilibrate. Prove che portano al limite la macchina, ma pur sempre guidate. Primo anno in cui la macchina è rimasta molto affidabile e per fortuna i risultati sono arrivati. Quindi per il prossimo anno? Il prossimo anno dobbiamo vedere, perché probabilmente ci abbiamo un po' di idee in mente e quindi è probabile che ci saranno delle sorprese. Quindi un po' di sorprese dal team Chani per la stagione 2012 del WT? Siamo, speriamo. Grazie ancora e complimenti per la vittoria, grazie, doppia. Grazie. Siamo in compagnia con il team Chani, che ha gareggiato e vinto nella stagione WT 2011 per la categoria off-road. Ciao Paolo. Ciao. Hai avuto quest'anno 2 navigatori, Michele e Luca. Sì, perché uno non poteva venire alla gara, uno all'altra, allora abbiamo tra loro due, ci siamo dati una mano, ecco. Perfetto, ciao ragazzi. Ciao. Com'è andata la stagione 2011? La stagione benissimo, abbiamo fatto un bel campionato, penso. Abbiamo vinto 5 gare su 6, penso un buon risultato. L'ultima gara terzi, meglio di così, non si poteva altro che pretendere di più, penso. Assolutamente. Luca, la tua stagione 2011? Una bella stagione. La macchina perfetta, il pilota perfetto, i navigatori perfetti, il campionato è vinto. Non poteva essere diversamente. Prossima stagione? Prossima stagione ci saremo sicuramente e vediamo di battagliare fino all'ultimo per vincere di nuovamente, per vincere. Complimenti ancora e alla prossima stagione del WT. E alla prossima stagione 2012. Grazie a voi ragazzi.
La classifica assoluta della stagione 2011 vede al terzo posto Team Savona Fuoristrada, al secondo Team Ciani Verde e al primo Team Ciani Renegade Rosso per gli off-road. Negli Swamper il podio vede invece al terzo posto Team Giubbano Limits, al secondo Team SRM 4x4 e al primo Ciani Bianco. Per gli Xtreme al terzo posto si è piazzato Equipe Dream Team, al secondo Doc Crawler e al primo Team Overjoy. Il Worm Trof Italia dà appuntamento a tutti gli appassionati nel 2012 con la tappa d'apertura in programma per il mese di marzo. Un ringraziamento a Riccardo Pisani e allo staff che ha collaborato all'organizzazione del campionato.